Ciao a tutti, prima di tutto grazie, grazie per l'entusiasmo che avete manifestato, per le condivisioni che ci avete offerto, un bisogno di dichiarare l'appartenenza, di dichiarare la voglia di stare insieme in questo momento. Ma adesso vediamo di fare qualcos'altro, mi sono venuti in mente un altro paio di giochi e ve li voglio raccontare. La nostra scala, questa volta l'ho messa con tutti i quadri uno di fianco all'altro. La mamma, il papà, la sorella, il fratello, sfidate, vedete, sono i riquadri che ho predisposto qua, va bene, qua sotto, sono pronti, bene. Il gioco si chiama Fatti più in là, quindi uno dei due prende il potere ed entra in uno dei due riquadri centrali, perché la strada, come fatta, come vedete, è fatta dai riquadri uno in parte all'altro. Bene, uno dei due prende il potere e tirerà a canestro. Bene. Nel caso in cui riesca a fare canestro il tiratore, quello quindi che aveva il potere, vince la possibilità di spostarsi e fa spostare chi gli è a fianco di una casella e gli dice fatti più in là e tira ancora. Ovviamente quando sbaglia sarà lo sfidato che a sua volta tirerà a canestro e se fa canestro mi sposta di una casella. Secondo voi non ci vuole molto a capire come finirà questo gioco. Il gioco finisce quando uno dei due riesce, a forza di fare fatti più in là, riesce a buttare fuori dalla scala il proprio avversario. Se siete alle prime armi potete fare anche due tentativi per ogni tiro a canestro, insomma, adattate voi il gioco. Anzi, più avete fantasia, più il gioco può diventare divertente. Il prossimo gioco è un gioco che si può fare anche da soli. Abbiamo la nostra scala, è un gioco nel quale voi vi sfidate, si chiama un passo indietro, va bene? Io ho la mia palla, sono concentrato, c'è lì il canestro, la mia sfida è arrivare in fondo alla scala, sapendo che se faccio canestro posso fare un passo indietro, ma se sbaglio mi tocca fare un passo avanti. Vado avanti e indietro, ma il mio obiettivo è riuscire a fare quindi una serie di canestri consecutivi che mi permetta di completare la scala. Anche qui, se sono meno esperto, posso metterci un paio di tentativi per ogni tiro che faccio. Per i più esperti può essere una sola possibilità di tiro e poi se avete più spazio anche più gradini per fare una scala enorme e sfogarvi e divertirvi. Mi raccomando, giocate e divertitevi. Bene ragazzi, se le cose che vi ho fatto vedere vi sono piaciute, adesso provateci. Provate anche voi a casa a farle, provate a modificarle, provate a farvi venire qualche idea diversa e mandatecela, fateci vedere cosa state pensando in questi giorni. Mi raccomando, sotto nei commenti mettete le vostre idee.